Quella di Mothman, letteralmente uomo falena, è una vicenda davvero singolare nel panorama delle creature misteriose. Essa ha origini molto recenti, riguarda una zona ben delimitata ed un arco di tempo estremamente limitato. Visto che gli avvistamenti di tale creatura furono concentrati in un anno, e in quelli più significativi avvennero nell'arco di 2 giorni, il teatro di questa vicenda è quella della parte del West Virginia, nota come il particolare nome TNT Area. I primi avvistamenti si registrano infatti a partire dagli anni 60. Dapprima una donna che viaggiava con suo padre lungo la Route 2 che costeggia l'Ohio River affermò di aver visto una figura umana che camminava lungo il bordo della strada. Non appena la donna rallentò, la figura aprì un paio di grandi ali e prese il volo lasciando totalmente sbigottiti i due. Poi, nel 1965, un'altra donna che viveva nelle vicinanze dell'Ohio River raccontò che suo figlio aveva detto di aver visto nei boschi un angelo. La donna non prestò particolare attenzione alla cosa, ritenendola una fantasticheria infantile. Ma negli anni immediatamente successivi, gli avvistamenti di una creatura alata in quella parte del West Virginia divennero molto frequenti. In particolare, il 1966 fu l'anno che portò Mothman decisamente alla ribalta internazionale. Nell'estate di quell'anno, la moglie di un medico disse di aver visto una creatura alta circa 1,80 m e che somigliava ad una gigantesca farfalla, anche se aveva alcuni tratti tipicamente umani. Il 12 ottobre alcuni becchini raccontarono di aver scorto nelle vicinanze di Clendenin una strana creatura dalle sembianze umane che uscì volando dagli alberi. Uno dei testimoni, un tale Kenneth Duncan, affermò di aver visto bene l'essere per almeno un minuto. E ancora, appena 2 giorni dopo, la sera del 14, Newell Patridge, un costruttore di Salem, un paesino nelle vicinanze di Point Pleasant, stava tranquillamente seduto nella portona di casa sua, guardando la TV, quando all'improvviso il televisore si oscurò. Il cane, che fino al momento prima stava sonnecchiando sulla veranda, iniziò ad abbaiare furiosamente in direzione del fienile. Patridge puntò in quella direzione una torcia elettrica e con suo grande spavento scosse 2 enormi cerchi rossi, 2 occhi luccicanti che lo fissavano. Mentre il cane si lanciava contro quegli occhi, il padrone, sopraffatto dalla paura, si rifugiava in casa e per tutta la notte dormì con accanto una pistola. La mattina seguente, recuperato il coraggio con la luce rassicurante del giorno, Patridge uscì con il figlio di 6 anni alla ricerca del suo pastore tedesco. Trovò ben presto le sue orme, che però andavano in circolo, come se il cane stesse cercando di afferrare la propria coda, sebbene non l'avesse mai fatto. Il cane non fu mai più ritrovato. Ma nella notte di quello stesso giorno, la strana creatura che aveva da un poco di tempo terrorizzato la zona prese finalmente forma. 2 giovani coppie di amici, i signori Scarperi e i signori Mallette, stavano percorrendo con l'automobile la TNT e fermatosi per una pausa vicino al vecchio generatore diroccato della riserva naturale, videro il Mothman. Una creatura dall'aspetto umano, ma molto più grande, almeno 1,90 m, 2 m. Aveva grandi ali piegate dietro la schiena, ma furono i suoi occhi a colpirci, grandi occhi come i fari di un'automobile. Per qualche tempo non potemmo muoverci, assolutamente ipnotizzati e storditi da quei occhi. Così Linda Scarberry descrisse l'incontro. Quando Halstead passò sul punto in cui per la prima volta era apparsa la creatura, la sua radio di servizio emise uno strano rumore come di una registrazione che fosse mandata ad alta velocità. Quella stessa notte altre persone si recarono ad Halstead per raccontare avvistamenti simili. La mattina successiva lo sceriffo George Johnson convocò una conferenza stampa riguardo agli avvistamenti e i giornalisti intervistarono tutti i testimoni. Fu allora che nacque il nome Mothman. Così infatti lo soprannominava il vice redattore del quotidiano locale, Point Pleasant Register, che scrisse l'articolo sulla vicenda, articolo che fu poi ripreso anche dai principali quotidiani nazionali. C'era anche chi parlava di un rituale arcano svolto da qualche stregone del luogo che aveva risvegliato creature antichissime, tra cui il Mothman. Altri invece erano convinti che questi altro non fosse che un uccello che aveva subito orribili mutazioni a causa delle sostanze segrete che contenevano gli igloo, realizzati e utilizzati dall'esercito e poi venduti a compagnie chimiche. Altri invece, sulla scia del grande interesse per gli UFO che aveva infestito gli Stati Uniti proprio in quegli anni, riteneva che il Mothman fosse il rappresentante di una razza aliena, precipitato o giunto volontariamente con la sua astronave sul nostro pianeta. Un'altra teoria era quella di un capo indiano,
vissuto intorno al 1700 proprio in quella zona, che si dice abbia lanciato una maledizione prima di essere ucciso dai suoi stessi uomini. Le strane apparizioni di cui abbiamo parlato, insieme ad altri eventi catastrofici come incendi, alluvioni, che avvennero nei secoli successivi, farebbero parte della maledizione, compreso il Mothman, che però sarebbe stata una sorta di premonizione, messaggero di una grande sventura che colpì quasi un anno esatto dalla prima apparizione significativa del 14 novembre 1966 e colpì la popolazione di Point Pleasant. Costruita nel 1928, il Silver Bridge, che congiungeva Point Pleasant con Gallipolis, era considerato un'opera ingegneristica d'avanguardia per i suoi tempi. Il 15 dicembre del 1967, alle 17:04, il ponte era sovraffollato da gente che tornava dalle compere natalizie e da lavoratori che tornavano a casa. Ad un tratto si sentì il metallo gemere. Il suo lamento poco a poco divenne un ruggito che echeggiava lungo tutto il letto del fiume. Alla fine le travi che ormeggiavano il ponte alle coste cedettero e con uno scandalo la struttura affondò nelle acque scure del fiume, esplodendo in mille pezzi che andavano a distribuirsi un po' dappertutto, come i pezzi riconoscibili di un puzzle da mettere assieme. I fili elettrici che attraversavano il ponte in tutta la sua lunghezza si trasformarono in fusti ardenti e si abbatterono sulle automobili. Le vittime di questa catastrofe furono ben 46. Molte di esse erano protagoniste di avvistamenti. Chi non morì fulminato o schiacciato dalle lamiere contorte fu indotto lentamente dalle acque gelide e scure del fiume Ohio. Il Dipartimento dei Trasporti del Governo degli Stati Uniti, nelle conclusioni dell'indagine svolta per accertare la meccanica della tragedia, fu molto chiaro. Il bullone che inchiodava la 13ª trave alla costa aveva ceduto e la trave che ancorava il ponte dall'altra sfonda non poteva assolutamente reggere il peso dell'intera struttura, che inevitabilmente collassò. L'indomani, la bambina e la sua famiglia dovevano partire per un viaggio e la strada che dovevano fare passava per il ponte. Prima di raggiungere l'imboccatura, però, il padre accusò un forte mal di testa che lo costrinse a fermare l'auto e a riposarsi per qualche minuto. Quando si risvegliò, il padre rimise in moto la macchina e accese la radio. In quel momento apprese la notizia della tragedia, che avevano evitato per un soffio. Era stato il Mothman a salvare la ragazzina. Aveva poteri mentali capaci di provocare il mal di testa del padre. Si racconta di alcuni avvistamenti avvenuti anche dopo l'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl e persino dopo la caduta delle torri gemelle. Anche queste voci confluirono nella leggenda moderna del Mothman. Realtà o fantasia? Semplici coincidenze o visioni provocate dalla paura della gente? Follia collettiva? Probabilmente non lo sapremo mai.